Forse non l'hai notato, ma questa storia è alimentata a energia solare. Con Plenitude il fotovoltaico fa parte della vita di tutti i giorni. Non entri? Scegli anche tu il cambiamento. Da Zonkat Game, settima puntata, ci siamo, sono solo per ora, poi avremo come sempre un ospite, anzi due ospiti quest'oggi che ci accompagneranno nell'analisi di quanto è successo in questo weekend, ma sono solo perché non c'è quest'oggi Pierluigi Pardo, un'assenza giustificata, e allora Pier ci ha mandato un video per spiegarci perché non è qui con noi. Pier, dove sei? Buongiorno a tutti cari amici di The Song of Game, sono qui a Marsiglia in questo momento in mezzo al mare, adesso fra poco mi rimbarco e quindi oggi non posso essere con voi, però voglio dirvi questo, che vi seguo prima di tutto e che insomma ho vissuto il weekend cestistico, grandissimo interesse, con grandissimo entusiasmo, mi sembra che insomma la notizia sia la capacità dell'Olimpia di aver tamponato la crisi con due vittorie molto importanti, pesanti, niente affatto scontate, poi chiaramente nella Reier c'erano delle assenze, si è aggiunta anche quella di Spissu che sicuramente ha complicato le cose, ma insomma Milano ha reagito nel momento più difficile della stagione dopo la sconfitta di Bologna in Eurolega con due belle vittorie contro la Efes e contro la Reier, con Hall che si è unito al gruppo, con Shields che continua a essere estremamente importante. Campionato bellissimo, bellissimo, bellissimo. Le partite punto a punto di Varese, stavolta vinta, Napoli che continua il suo viaggio, la sua scalata, tantissime cose da commentare, vi seguo, DAZN GOT GAME, ciao ragazzi, anche la magata, non me la perdo, no. Perfetto, grazie Pier, poi ti rivedremo chiaramente con noi la prossima settimana, ma effettivamente è stato un weekend molto molto interessante di partite, andiamo come sempre a ripercorrere i temi più importanti e cominciamo dalla gara di ieri sera, il big match, uno dei big match di questa giornata che metteva di fronte due delle capolista, Virtus Bologna contro Germani Brescia, è finita ancora come in Supercoppa a favore della Virtus, anche se il punteggio è stato molto diverso rispetto alla gara disputata a Brescia, la Segafredo ha vinto ancora una partita veramente da grande squadra, dimostrando il carattere, la qualità di questo gruppo, super Tocco Schengeli a 26 punti, migliore prova italiana della carriera del Giorgiano, molto bene ancora anche il Felumberg che aveva fatto bene nel derby di Eurolega e anche ieri si è confermato su altissimi livelli. Questa è una squadra Bologna che ha giocato una gran partita nonostante il doppio impegno, quindi la stanchezza derivante dalle due gare di Eurolega della settimana scorsa e nonostante le assenze, perché ricordiamo che Bologna in questo momento ha fuori Jordan Miki, ha fuori Polonara, ieri c'era fuori anche Isaiah Cordinier, eppure gara controllata dalla Virtus praticamente sempre, Bologna sempre avanti con una grande gestione dei momenti più importanti. Questa è una squadra che non sbanda mai quando si arriva a giocare i momenti clou delle partite, l'ho confermato anche ieri sera, ogni volta che Brescia si è riavvicinata la Virtus ha sempre dato la zampata necessaria per tenere lontani gli avversari o per provare a chiuderla nel finale. Per quanto riguarda Brescia, qualche passo in avanti rispetto alla pesante sconfitta di Supercoppa sicuramente si è visto, però Brescia ha lasciato troppi giocatori, nel senso che purtroppo Kenny Gabriel ha disputato una partita in cui ha commesso 5 falli in soli 2 minuti, quindi praticamente un record. La difesa sugli esterni della Virtus ha annullato le guardie di Brescia, Criston 5 falli, 2 punti, pochi minuti in campo, anche per lui partita molto complicata, Della Valle 1 su 9 dal campo, chiaramente Brescia non può competere con la Virtus se così tanti giocatori fanno fatica, non è bastata una buona prova di Massenburg, una Brescia che ripeto ha fatto passi in avanti, ha giocato una gara sicuramente coerente rimanendo lì, rimanendo anche alla fine su uno scarto non così ampio, però Bologna si è confermata squadra in questo momento di vertice e ancora complimenti al lavoro che sta facendo coach Luca Banchi che nonostante le assenze anche ieri sera ha dimostrato di potersela cavare alla grande contro tutte le top di campionato. Questa vittoria permette a Bologna di rimanere sola al vertice della classifica, visto che era appunto questo un duello fra due delle capolista. Vediamo quello che è successo invece domenica a Milano, perché l'Olimpia veniva dalla vittoria con l'Efes, con cui si era rimessa parzialmente in carreggiata dopo la sconfitta nel derby contro Bologna, e probabilmente Lea Sette ha disputato contro Venezia la migliore prova in campionato della sua stagione, dominando la partita contro una Reier, anche in questo caso condizionata dalle assenze, non c'era Parks, non c'era Spissu, però oggettivamente il divario è sembrato più ampio di quello che ci si poteva aspettare, considerando che Venezia è arrivata a questa partita anch'essa da capolista.
capolista. Per Milano bene Devonol, ha confermato i progressi già fatti vedere contro l'Efes, 19 punti in 20 minuti, bene Shavon Shields, una gara questa finita molto presto, nel terzo quarto Milano è già salita a 33 punti di vantaggio e con un terzo quarto da 30-18 ha spento le resistenze di Venezia molto molto in anticipo rispetto alla Serena finale. Diciamo delle assenze, Milano aveva fuori Tonute e Poitres, sicuramente Venezia ha pagato di più i suoi assenti Parks e Spissu, però oggettivamente l'impressione è stata veramente di uno scarto ampio. Milano è sceso in campo con grande concentrazione, quella che magari non sempre ha avuto quest'anno in campionato, nonostante anche per l'Olimpia chiaramente ci fosse il doppio impegno di Eurolega della settimana precedente. Per Venezia invece il segnale che forse c'è qualcosina da sistemare al di là delle assenze. Spacchia giustamente è stato molto duro nel post partita con i suoi giocatori che non si sono dimostrati pronti per affrontare una gara di questo livello. Venezia ha un buon record in classifica dovuto forse anche al fatto che finora il calendario è stato abbastanza benevolo, perché l'Umana ha affrontato quasi tutte le squadre della parte bassa della graduatoria. Questo poteva essere uno dei primi veri esami contro una big del campionato, per quanto il record di Milano non sia un record da big in questo momento, un esame che Venezia ha fallito. Ce ne saranno chiaramente altri nelle prossime settimane, perché il calendario diventerà più complicato dopo appunto le partite agevoli, le tante gare agevoli di questa prima parte di stagione. Vedremo Venezia rimandata a questo test, riuscirà a essere più efficace contro le big nelle prossime sfide. Diciamo della classifica, perché adesso la classifica vede la Segafredo da sola al comando e poi c'è un gruppetto di squadre che la inseguono, che sono tutte lì in seconda posizione. In questo gruppetto c'è la Generazione Vincente Napoli, che ha continuato a vincere, l'ho fatto questa volta in modo più risicato rispetto a molte delle altre partite, perché sul campo di Treviso Napoli ha vinto soltanto con 3 punti di vantaggio, 79-76, un match contro una squadra che invece è ancora a secco di vittorie in classifica. I protagonisti per Napoli sono stati soprattutto Zubcic e Pullen, gara in cui Treviso, rispetto a molte altre gare di questo inizio di stagione, ha lottato, è stata avanti nel terzo quarto, addirittura ha avuto un momento in cui ha sorpassato Napoli e ha dato l'impressione di poter anche provare a portare a casa questa partita. Poi però nel finale hanno avuto la meglio ancora i giocatori principali della Generazione Vincente, sicuramente grande Pullen e poi Zubcic, che ha messo i tiri più importanti, più pesanti alla fine della partita. Bowman poi ha sbagliato per Treviso il tiro del potenziale supplementare e Napoli ha portato a casa ancora una vittoria su un campo difficile, su un campo di una squadra che in questo momento ha tanto bisogno di punti, con anche un Tyler Ennis capace di distribuire 10 assist e quindi grande protagonista nel far girare al meglio l'attacco della Gevi. Una Gevi che si conferma, perché un conto è vincere partite in cui magari lo scarto diventa ampio fin da subito, un conto è riuscire a portare a casa anche partite così tirate e punto punto fino alla fine. Questo conferma la qualità anche mentale del gruppo di Napoli, che sta facendo veramente una grande stagione. E Napoli è lì a 12 punti, a meno 2 dalla vetta, insieme a Venezia, a Brescia e a Trento. Per quanto riguarda invece Treviso, la classifica piange ancora a 0 punti, alla pari con Brindisi sul fondo della graduatoria. Si parla di cambiamenti in arrivo per Treviso, la posizione di Booker in particolare sembra molto a rischio, l'impressione è che arriverà a breve qualche rinforzo, forse non solo nel reparto playmaker ma anche per quanto riguarda i lunghi. È chiaro che Treviso deve voltare pagina il prima possibile, perché la situazione nella lotta a salvezza si fa complicata. E a proposito di lotta a salvezza, il risultato più importante nella parte bassa della classifica è quello che è arrivato dal match fra Pistoia e Sassari, che ha visto il successo dell'Estra sul banco di Sardegna. Estra che sale a quota 6 punti, Sassari rimane a quota 4 e Treviso e Brindisi sono sul fondo a quota 0, quindi c'è un gap in questa interessantissima lotta per non retrocedere che vede 4 punti di differenza fra la terz'ultima, che è Sassari, e le ultime due, che sono Treviso e Brindisi. Qua vediamo le immagini del match disputato a Pistoia, con la vittoria dell'Estra 68-63 sul banco di Sardegna. Pistoia è sempre stata avanti dall'inizio della partita, Sassari ha toccato il meno 4 nel terzo quarto. Una gara tattica non molto spettacolare ma molto fisica, molto intensa, del resto era un vero e proprio confronto a salvezza. Ogbeda ha dominato a tratti nell'area pitturata e ha sfiorato la doppia doppia. Whittle è stato preciso dal campo, ha messo a segno molti punti importanti. Sassari ha tirato poco e non benissimo dalla lunga distanza. Ricordiamo che il banco di Sardegna ha due assenze pesanti, quella di Benjus da inizio stagione, a cui si è aggiunta quella di Usman Jop. Saccaggia ha condotto molto bene l'attacco di Pistoia, vittoria importante perché questo veramente poteva essere un primo confronto salvezza fra due squadre che a meno di cambiamenti danno l'impressione però di aver preso un vantaggio importante. Questi 4 punti sono un gap significativo nei confronti di Treviso e Brindisi, squadre che stanno avendo problemi
problemi. Brindisi ha avuto anche parecchi infortuni che l'hanno condizionata in questa prima parte di stagione. Treviso sta per voltare pagina, è probabile che arrivi un restyling abbastanza importante della roster della Nutribullet, però per adesso la classifica è questa e chiaramente se guardiamo la graduatoria sono in questo momento Treviso e Brindisi le due principali candidate a retrocedere, anche se il campionato è lungo e quei quattro punti che separano terz'ultima e penultima potrebbero chiaramente venire recuperati a breve. Chiudiamo il capitolo legato al riassunto di quanto è successo lo scorso weekend e passiamo a presentare quello che è l'ospite della puntata, lo scopriamo in questa clip. Gentile dalla lunetta, è il suo tiro. Gentile vuole andare fino al ferro. Gentile va dentro, deve forzare il tiro cadendo indietro. Gentile contro Volde Tensai, si gira e realizza. Tiro appoggiato al ferro. Difende molto bene, costringendo Gentile a un tiro difficile. Ed eccoci qui con il grande ospite di oggi, Alessandro Gentile, e un amico che è venuto a trovarci, Minotaveri. Ciao, benvenuti a tutti e due. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Alessandro, come sta andando? Come è andata? Insomma, domenica con Varese, siete arrivati lì punto a punto a giocare il finale. È mancato pochissimo ottenere un bel successo in trasferta. Sì, è stata una partita molto, molto difficile, chiaramente. E purtroppo siamo arrivati all'ultimo tiro e purtroppo non è entrato, molto semplicemente. E chiaro che sarebbe stata una vittoria molto importante, chiaramente avrebbe dato anche seguito a un'altra vittoria molto bella che è stata quella con Milano la domenica prima. Cercheremo di rifarci dalla prossima. Due gare da ex consecutive peraltro per te, prima Milano e poi Varese, hai affrontato due delle tue ex squadre. Lo possiamo anche ha cambiato talmente tante squadre sì, che sono tante quelle da ex. Quasi un ex ogni domenica. Stavo per dire. Mino, lo possiamo vedere l'ultimo tiro? Vediamo, perché adesso vediamo. Lo so che magari non è bello per te rivederlo, però era un tiro che meritava di entrare, sembrava che dovesse entrare, qui lo rivediamo. Insomma, avete fatto tutto come dovevate, no? Questa era l'azione che avevate disegnato? In realtà non era per me l'ultima azione, però hanno marcato molto bene Logan in uscita dal blocco. Il primo blocco era per lui. Esatto, no? Esatto. Lui era il destinatario, però poi abbiamo dovuto arrangiare un po'. No, ma mica tanto, perché poi voglio dire, sei anche partito bene, no? Uno contro uno, però sì. Si vede chiaramente che il primo blocco era per Logan. Però certo. Poi si sa che se hai Logan, la difesa sa che deve marcare Logan, che Logan andrà all'ultimo tiro. Non è che Ale non possa fare l'ultimo tiro, però è chiaro che probabilmente la prima scelta era Logan. O David o Strelnyx, comunque due giocatori che ne hanno segnati tanti nella loro carriera di ultimi tiri. Comunque per te, al di là di quest'ultimo tiro, un'altra buona prova, venivate dal successo contro Milano, insomma una stagione che sta andando piuttosto bene per voi. Sì, credo un po' di alti e bassi, come è normale che sia, una squadra comunque nuova. Chiaramente credo che quest'anno è stata costruita una squadra con grande talento, molto profonda e chiaramente siamo ancora un po' all'inizio, no? Siamo in fase di preparazione, un po' di conoscenza reciproca, anche se sono passate 7-8 partite, però credo che stiamo facendo bene. L'ambiente com'è a Scafati? Molto caldo, eh? Sappiamo che il pubblico vi segue tanto, vi spinge tanto, è bello giocare davanti a un pubblico così, così competente, così, che sta così tanto vicino alla squadra. Sì, assolutamente. Il pubblico è il nostro sesto uomo quando giochiamo in casa e chiaramente il nostro fattore campo è molto, molto importante e abbiamo lasciato dei punti per strada in casa e cercheremo in futuro di sfruttare questo fattore campo per fare più punti possibili in casa. No, mi piace di Ale, no, Matteo, che insomma è un ragazzo che nella sua carriera spesso si è rimesso in gioco, diciamo così, magari una parola grossa, ma comunque ha capito che forse bisognava scalare delle marce ogni tanto, perché lui, che se è al top, no, delle grandi squadre d'Europa, accetti anche una discesa di categoria, accetti magari non una squadra di primo livello. Però il basket è uguale ovunque, no? Quindi, cioè, insomma, poi alla fine vengono fuori i valori, vengono fuori. Però questo up and down, come l'hai vissuto tu finora?
Ah, sicuramente diciamo che io ho cominciato molto presto a giocare, chiaramente ho avuto tanti alti e bassi nella mia carriera, tanti infortuni, tanti momenti belli, tanti momenti brutti e chiaramente cerco sempre, come dici tu, di rimettermi in gioco e rimettermi in discussione perché la pallacanestro è quello che amo fare e finché il mio fisico e la mia testa reggeranno, lo continuerò a fare. Stai bene, no? Adesso tutto a posto. Posso toccare. Qualche dopo con le voci. Non è che poi salti ancora, scendi dalle scale, salti, ti non butti, più. Ti tuffi. Ho provato a vedere se riuscivo a volare, ma... Niente, non ce l'hai fatta, ecco, solo non questo. Ce l'ho, il superpotere di volare non ce l'ho. Senti, sei ripartito l'anno scorso dalla 2 con Udine, sì. Quindi anche lì ti sei rimesso in gioco. Quest'anno Scafati, come mai questa scelta, il fatto di avere Pino Sacripanti che aveva avuto con la Nazionale Under 20, ti ha aiutato, ti ha portato a scegliere Scafati? Sì, assolutamente. Una serie di fattori. Sicuramente, come dici tu, Pino è stato un fattore importante. Il presidente Longobardi, che anche in passato mi aveva già cercato. E per ultimo, ma non meno importante, comunque la nascita di mio figlio, che ha la possibilità anche di crescere vicino ai nonni, con i miei genitori anche, che... Lo dico, approfitto un po', mi danno una mano. Beh, quindi... crescere vicino a Nando non penso che sia per me, insomma, poverino, cioè, non so che crescita sarà, però vabbè, ci dispiace per lui, però insomma, no, lo salutiamo veramente, il grande Nando. Volevo sapere, Matteo, se posso chiedere. Come no, lui, ci no? mancherebbe se qua cioè, posto. Alessandro è stato, insomma, quei personaggi un po', no, che, scusami Alessandro, o lo ami o lo odi, no? Sì. Se possiamo passare questa cosa qui, poi odiare mi sembra assurdo, sì, odiare sportivamente sport, stiamo parlando, non odiare come persona, ci mancherebbe altro. E cioè, il pubblico ti osanna, il pubblico ti contesta, un po' per il tuo rendimento, un po' per... ci sono quei personaggi che sono così. Forse meglio così che non il piattume, no, di un giocatore in campo. Tu l'hai notato su di te questo atteggiamento spesso del pubblico o no? Credo che sia abbastanza evidente. Quindi, ogni palazzetto in cui vado... Esatto, ma perché? Bisognerebbe chiederlo, magari sono antipatico, non lo so, no. Però sicuramente in tante squadre, anche dove non ho mai giocato, comunque dove non è mai successo niente di particolare, qualche episodio, anche lì si nota questa cosa e onestamente cioè, per me è un complimento essere o amato o odiato, vuol dire che qualcuno riconosce, è bianco o nero per me, non c'è la via di mezzo. Perché sei un giocatore molto puro, senza filtri, esatto. Insomma, quello che mostri in campo lo fai vedere senza trattenerti. Penso questo forse ti ha portato a questo rapporto un po' divisivo con il pubblico. Può essere, credo che anche tante volte magari quello che si vede in campo non rispecchia realmente quello che è uno come persona. Adesso parliamo di me, ma in generale sicuramente quello che faccio, come ho detto prima, lo faccio con passione al 100%. Questo a volte chiaramente mi ha anche portato, lo riconosco, ad atteggiamenti che... possono essere stati sbagliati o possono essere passati per sbagliati. E questo tuo essere sempre molto viscerale per come ti comporti in campo nella tua carriera ti ha aiutato, ti ha portato invece a qualche passo falso? Come lo giudichi questo nel tuo percorso? Tutte e due le cose. Sicuramente qualche passo falso, sicuramente è stata la mia forza. Diciamo che crescendo con l'età sto cercando di lavorare e di trovare un equilibrio, no? tra le due cose. Quindi credo che la mia forza è proprio la passione che metto in campo, magari cercare di gestirla un po' meglio in alcune situazioni. Chissà se c'è, no, Matteo, un qualcosa che Ale non rifarebbe, no? Maledico quel giorno che ho fatto quella roba lì, maledico quel giorno che ho scelto quella squadra, maledico quel giorno che... Non quello di provare a volare, chi non farebbe... Se potesse tornare indietro, magari non rifarebbe delle qualcosa. Cose. Ma tu ne hai una che ci vuoi dire che non rifaresti, ma perché è andata male, ma perché, non lo so, la scelta è arrivata nel momento sbagliato? Guarda, c'è nella tua carriera? Guarda, pensando adesso, sicuramente magari avrei accettato di lasciare Milano un po' prima, quando ho avuto la possibilità. Chiaramente non lo vivo come rimpianto, nel senso che io... Milano è un pezzo di cuore per me, sono stati anni fantastici, però credo che il rapporto fosse ormai arrivato logoro e l'abbiamo... Credo che sia stato negativo per tutti questa cosa, di averlo trascinato per qualche anno di troppo. Questo magari è una cosa che, tornando indietro, cambierei.
E a proposito di Milano, abbiamo le immagini della gara della settimana scorsa, che ha giocato contro Milano e ha giocato una gran partita, hai portato Scafati a questa vittoria a sorpresa sulle A7. Avevi qualcosina in più dentro, perché avevi la faccia cattiva in questa partita, di quello che aveva proprio voglia di lasciare il segno? Non poteva essere una partita normale per te? Ma è chiaramente, quando giochi contro la squadra campione d'Italia, piena di campioni, che comunque fa l'Eurolega, rappresenta un po' il basket italiano insieme alla Virtus in questo momento, ci sono un po' di motivazioni extra per tutti. E per me chiaramente, come ho detto prima, Milano è stata una parte fondamentale nella mia vita e chiaramente avevo qualche motivazione extra, se così si può dire, però... Ci sta assolutamente. Però è cambiato, sono cambiati tutti i componenti della società, è vero. Sì. No, però... Non è una partita come le altre, però non l'ho vissuta col dente avvelenato. Certo. Poi ho visto un canestrino in faccia a Mirotic, sì. Che non è che proprio sia facile fare un canestrino in faccia a Mirotic, Ale. Quindi questo per dire, chi se ne frega, anche se sei Mirotic, no? Questo è il bello di un giocatore del tuo livello, è stato proprio questo, no? Impattare contro i grandi campioni assolutamente allo stesso livello. Peraltro, un modo di tirare che tu hai un po' modificato, no, nel corso del tempo. Sì, è una cosa nata da qualche infortunio che ho avuto. Sì, me lo ricordo, sì. Ho avuto due interventi alla mano destra, è una cosa su cui sto lavorando anche, però sono abbastanza tranquillo. Senti, ci ripensi ogni tanto al periodo a Milano, alla tua carriera, quello che è stato forse il punto più alto, gli scudetti vinti? Pensi a quello che magari è andato storto, se si poteva andare avanti, o magari interromperlo prima come dicevi adesso? Sì, sicuramente è stato un periodo molto intenso, sia dal punto di vista positivo che negativo. E per me aver riportato lo scudetto a Milano dopo 18 anni, comunque il primo scudetto dell'era Armani, da capitano, dopo mio padre che era stato l'ultimo da capitano, è una cosa che porterò sempre e rimarrà sempre, quindi... Grandi gioie e anche qualche delusione, ovviamente. Come ti ho detto prima, magari era il momento magari si poteva finire un po' prima e meglio per tutti. Sì, lo immagino, però sai, dopo è un po' più facile pensarci, no? Di poi. L'abbiamo detto prima, in quel momento, è troppo facile se me ne andavo prima, ma in quel momento va così. Tu mi hai chiesto un rimpianto, una cosa. Assolutamente, no, ma capisco anche, ma è anche apprezzabile che tu lo stia dicendo, no? Perché un altro poteva dire, no, non ho avuto rimpianti nella mia vita, è andato come è andata, hai identificato. Mentono, chi dice che esatto, ma sono d'accordo con te, come per esempio, tu da persona intelligente e schietta, ci parlerai di un momento difficile che hai vissuto anche, è brutta l'espressione depressione, però è uno stato mentale dove tu eri un po' in sofferenza, no? Sì. So che non è facile parlarne, però forse è anche meglio parlarne a volte, no? Sì. A volte con gli amici che seguono il basket, che ti conoscono, può servire anche, no, certo, a scacciare le paure se ancora ci sono. Sì, assolutamente, credo che sia un tema delicato. Depressione racchiude secondo me tante piccole... cose, tante insofferenze, e quando si parla di salute mentale chiaramente è una cosa che io ho vissuto in prima persona, che vivo ancora, e è un processo, uh-huh. Chiaramente è un lavoro che dura, devi imparare a conoscerti, imparare a capire le cose che ti fanno bene, le cose che ti fanno male, quindi sicuramente è stato un periodo molto difficile, ma anche che mi ha insegnato tanto a dare valori giusti alle cose e mi ha riportato con i piedi per terra nel mondo reale, perché noi atleti viviamo un po' in una bolla, non ci rendiamo bene conto, però quando succede il motivo scatenante è stato quello, cioè tu a un certo punto ti vedevi fuori da questa bolla e allora temevi di non... Diciamo che la ciliegina sulla torta è stato il Covid. Io ho avuto il Covid in Spagna, sono stato male ed ero da solo, stato in isolamento tanto tempo e io un po' perso. Hai capito che sì, ci sono cose molto... spaventato esatto, molto. Esatto, ci si può spaventare molto di più che non sbagliare un tiro all'ultimo secondo, sicuramente. Fra l'altro parlavi di bolla e della pressione a cui siete sottoposti voi atleti, tu in particolare per il cognome che porti, per il fatto che sei diventato molto presto capitano di Milano, hai avuto l'etichetta del predestinato addosso e quindi anche tanta pressione sempre sulle tue spalle. Questo ti ha portato
chiaramente a sentire questo peso addosso? Sicuramente, a volte riguardando indietro e guardando adesso i ragazzi di 20-21 anni, mi rendo conto che avevo delle responsabilità che non tutti a 20-21 anni hanno o sono abituati ad avere, e quindi chiaramente tendo a essere molto critico con me stesso, però il me di 30 anni direbbe bravo comunque, perché non era facile. Comunque sicuramente ci sono stati momenti negativi, momenti brutti, poteva andare meglio, ma poteva andare anche molto peggio, quindi... E poi bello di anno, no, Matteo, perché sembra che giochi da... Cioè, è vero, no, da una vita. Gioca da una vita. Gioca da una vita, ma... Cioè, qualche anno fa dicevo, ma Ale ha quanti anni ha? Poi devo vedere 27, 26, ancora. Sì. Ma se è una vita che rompe le scatole. Superato 30. Mai, ma... Adesso, è per quello che mi fisso, è che mi vedono sempre. Perché ti vedono sempre, questo qua gioca sempre, non si ritira mai. Ha cominciato così presto che sembra ancora giovanissimo. Esatto, quanti anni hai? 31. 31, sei vecchio. Ormai è andato, pensione proprio. Senti, prima parlavi della nascita di tuo figlio, come ti ha cambiato la vita, come vedi le cose diversamente? Fra l'altro, tu non avevi mai giocato nella tua regione prima di quest'anno a Scafati, no, quindi sei a tornato. A livello professionistico no, ho fatto le giovanili. Le giovanili, sì. Chiaramente. È stata la gioia ovviamente più grande. Mio figlio è chiaramente, ha cambiato un po' tutto. È un'emozione che se non provi in prima persona non è difficile da descrivere. E ti ripeto, sono felicissimo che possa crescere anche con i miei genitori, quindi con i suoi nonni. La mia ragazza va spesso anche dai suoi genitori, sono una persona che tiene molto alla famiglia, quindi credo che sia molto importante per lui fin da subito creare quel tipo di legame, perché io avevo un legame bellissimo con i miei nonni che purtroppo ora non ci sono più. Il nonno si scioglie, non hanno. Nonno, per i due nipoti si scioglie. Mio maniera. Fratello si chiama anche Ferdinando. Ah, beh, puoi immaginare. Allora. Immaginare. C'è Ale contro Stefano fra un po'. Sì, 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 sì. Domenica giocate con domenica, insomma. Sì. Anche qui, no? Come le vivete queste sfide? Ma ormai, le punzecchiate ormai no. Le prime volte era un po' strano, ovviamente. Poi adesso ci abbiamo fatto, penso sono 10-11 anni che giochiamo contro. Ogni tanto vi trovate contro. Sì, è stato bello aver condiviso anche una stagione insieme a Bologna. Veramente sono sempre felice di vederlo, e ormai è diventato un po' una rimpatriata, quindi vedere Stefano, la sua compagna, mio nipote, è sempre sì, bello. Sì. Lo senti prima dalla pallacanestro? Lo senti prima della partita o no? Sì. Anche quando si giocate contro? Sì, sì, tranquillamente. Sì, sì, sì. E dopo vi cazzate? Ma era fallo? Ci prendiamo un po' in giro. Le vere sfide erano uno contro uno in cortile, adesso. Dove tu vincevi sempre, immagino. No, in realtà perdevo sempre. Ah, perdevi sempre, sì. Quando ero piccolo, sì. Poi crescendo iniziamo a sfruttare fisicamente. Giocava anche lui. Papà e zio, tutti e due. È bello crescere così. Non è male crescere così. E com'è stato crescere in una famiglia così, in cui insomma il basket era veramente, immagino, la parte centrale della vostra vita? Il papà, tua zia che è stata giocatrice anche di Serie A, tuo fratello, cioè veramente tutti cestisti. Sì, noi, mia mamma è una santa donna che ci sopporta. Chiaramente è una passione che abbiamo in famiglia da sempre, e a volte è un po' pesante, dico la verità. Sarebbe bello riuscire un po' a staccare, sì, perché a volte non è facile dividere un po' i ruoli, no? A volte ti dimentichi che sei padre, figlio, fratello, parli come un compagno, un allenatore. A volte quello diventa un po' pesante, però credo che siamo abbastanza bravi da questo punto di vista a riuscire a tenere un po' un equilibrio e a separare le due cose. Ma sai già cosa farai da grande o ancora no? Non è che puoi giocare in eterno, vabbè che sei l'eterno giovane, però prima o poi la pallacanestro finisce. Ah no, assolutamente. Purtroppo, negli Stati Uniti, probabilmente lo saprai anche Matteo, c'è un programma proprio dell'NBA che prepara i giocatori alla fine carriera. Bravi. Sono bravi. Perché molti di loro finiscono la carriera e si trovano, non sanno cosa proprio il motivo che dicevi anche te prima, vanno in uno stato mentale e dici no, ma io cosa faccio in questo mondo? Non so che fare. Poi lì, sai,
Gli Stati Uniti sono ben diversi rispetto all'Italia. Anche perché noi siamo abituati ad avere una routine. Comunque. Una routine, poi la famiglia è molto più vicina che non rispetto agli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quindi da grande ancora non sai cosa farai. Venderai case, venderai macchine, non lo so. Poi ci pensiamo. Fra l'altro, tuo papà l'hai seguito in una delle tappe all'estero della tua carriera, perché hai giocato al Panathinaikos, come aveva giocato anche lui. Come sono state queste escursioni all'estero, Panathinaikos, Apoel e Studiantes? Guarda, Panathinaikos e Apoel sono state due parentesi molto difficili per me, perché venivano dopo la separazione con Milano e per me non ero nella condizione mentale e fisica per intraprendere una sfida importante come è stata quella del Panathinaikos. Quindi mi riallaccio un po' a quello che mi hai chiesto prima, quello è stato un grande rimpianto per me. E lì è stata solamente, diciamo, mi assumo la responsabilità e non sono stato in grado di sfruttare quell'occasione che era veramente grande, perché la squadra era molto forte quell'anno e purtroppo sono uscito dalle rotazioni presto e sono ritornato in Italia e poi ho finito la stagione all'Apoel Gerusalemme. Mentre a Madrid con le Studiantes ho vissuto una stagione molto bella e sono anche tornato durante il periodo del Covid. E mi sono trovato molto bene. Per me la Spagna è un paese bellissimo e il campionato spagnolo è un campionato bellissimo. Seguito benissimo, palazzetti, strutture di un certo livello, pallacanestro di un certo livello. Quindi quella è stata un'esperienza sicuramente bellissima per me. E peraltro lui è stato, no Matteo, credo uno dei primi italiani ad andare a giocare all'estero in squadre, no, di livello, il Pana, sì, squadre europee di questo livello, non lo facevano adesso in tanti. È più facile, no? Sì, c'era stati, credo, da Tome. Ecco, è perfetto, dico, esatto, siete stati i primi, no, a varcare il confine, cioè anche questo ti deve, cioè devi andarci anche preparato, sì, lo so, purtroppo. Assolutamente, è una sfida tosta, chiaramente. Quando giochi nel tuo paese sei comunque un pochino... Sì, è la tua comfort zone, esatto, sei un po' più protetto in assoluto. Quando vai all'estero sei uno dei tanti e devi combattere, sgomitare per guadagnare il tuo spazio. Infatti l'abbiamo detto anche tante altre volte, ci sono tanti giocatori italiani che sono tornati dall'esperienza all'estero, bravo, nettamente migliorati. Assolutamente. Insomma, aiuta andare all'estero, che sia NBA, che sia Europa, però insomma, far qualche passo fuori. Assolutamente. Tu con Banchi vincesti lo scudetto a Milano, sì, no? Uno con Banchi, uno con Repesa. Insomma, sì. Banchi, hai visto? Sta facendo benino, e non solo a Bologna. Assolutamente. Era prevedibile, tu che l'avevi conosciuto all'epoca. Per me Luca è uno dei migliori, se non il miglior allenatore che ho avuto. Non abbiamo sempre avuto un rapporto idillico. Che strano. Però un grande rapporto di rispetto, certo, sicuramente, che per me è la base. Certo. Sono molto contento per lui, non avevo grandi dubbi che facesse sarebbe questi arrivato. Risultati. Va bene, possiamo passare alla rubrica My Objects. Allora, tre oggetti che tu virtualmente hai portato qui, ma noi li vediamo in grafica nelle foto. Raccontaci, quali sono i tre oggetti importanti di cui ci vuoi parlare? Ma è innanzitutto il braccialettino della nascita di mio figlio, che conservo ovviamente a casa gelosamente anche dalla mia ragazza. Chiaramente ricordo di un giorno molto speciale. Dopodiché ho un tatuaggio anche molto, molto importante. Non è un oggetto, però è una cosa che porto sulla pelle, ed è stato il primo tatuaggio che ho fatto insieme a mio fratello sul bicipite sinistro, che dice My Brother's Keeper, che in italiano significa il custode di mio fratello, che è stato un po' a segnare un po' il nostro legame, no? E poi un altro oggetto importante per me sono delle scarpe che custodisco gelosamente dalla vittoria dello scudetto con Milano in gara 7con Siena. Anche quelle le tengo conservate in una teca. Giusto. Quanto ha tuo figlio adesso? 6 mesi e mezzo. Comincia a fare qualche primo tiro, gli do la racchetta da tennis. Ho la palla da calcio. Basta. Niente, basta. La famiglia già. Poverino, nonno Ferdinando, papà Alessandro, zio Stefano. Non può entrare nei palazzetti dopo. Basta, poverino. Cambiamo sport. Giusto. Gentile, che magari gioca a tennis. Tra l'altro metà serbo anche, la mia ragazza. Giusto. Beh, quindi è vero. La racchetta da tennis mi sembra un bel regalino. Assolutamente. Sì, decisamente.
Senti, per introdurci alla parte plenitude di The Zonga Game, ti facciamo la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che prima in parte ti ha già fatto Mino, ma cosa avresti fatto se non avessi giocato a basket? Questa è una bella domanda. Diciamo che io ho sempre... ho iniziato a giocare prestissimo, quindi non ho neanche avuto la possibilità di magari sperimentare, provare a fare dell'altro. Crescendo ho scoperto alcune cose che mi piacciono, per esempio mi piace molto cucinare. Con mia nonna, anche mia nonna era una grandissima cuoca, scherzavamo e dicevamo: nonna, quando diventerò un giocatore importante ti comprerò un ristorante, cucineremo insieme, quindi magari... Bello. Carino, bello. Interessante. Bello, 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 interessante, interessante. Ah, sai cucinare adesso comunque? Ti piacerebbe o sai anche cucinare? So cucinare, non sono un grandissimo però. Scienziato della cucina, però me la... L'unica cosa che cosa pulire, preparare, pulire dopo è durissimo. È vero. Va bene, dai, momento plenitude. Abbiamo la nostra clip che ci introduce. Allora, momento plenitude, facciamo un gioco con Alessandro Gentile, ti faremo quattro domande come i quattro quarti di gioco di una partita di basket, tutte a tema cambiamento. Per ogni domanda avrà a disposizione 24 secondi per rispondere, quindi abbiamo anche il countdown che vediamo in grafica. Prima domanda, abbiamo parlato del passato, parliamo del futuro. Come credi che cambierà in futuro la tua carriera? Pensi di continuare nel basket in altre vesti, considerando anche il legame della tua famiglia con questo sport? Magari sì, chiaramente finché ce la faccio vorrei continuare a giocare, però in futuro, perché no, magari mi piacerebbe rimanere in questo mondo, ora come ora ti direi non da allenatore, però magari in altre vesti sì. Dirigente? Sì, mi piace molto la parte manageriale. Bene. Ha tirato in tempo utile. Sì, sì. Ha tirato in tempo utile, bravo, sì, bravo, sì, bravo. Sì. Questo canestro è andato, dai. Ci siamo. Meno male. Domande sul cambiamento di vita. Hai rimpianti per non essere andato in NBA in termini personali? Non aver vissuto gli States dal punto di vista non solo sportivo, ma anche di vita personale? No, nel senso che quando è arrivata la possibilità non mi sentivo pronto e... Non lo vivo come un rimpianto assolutamente, e l'ho sempre detto che per me il basket più bello è quello dell'Eurolega e quello che si gioca in Europa, quindi a me questo è il mio punto di vista, chiaramente. Ce l'hai fatta? Che stavolta ce l'abbiamo fatta. Guarda che sembra che non guardi, ma sta guardando il cronometro, o ti sei accorto adesso? No, c'era in testa, quindi adesso lo guardo in testa i 24 allora. Domanda che riguarda la cultura. Hai giocato in diversi paesi. Preferisci la cultura e l'approccio italiano legato al basket o c'è qualche altra nazione che ti ha colpito? Mi ha colpito molto la cultura spagnola, la cultura sportiva in Spagna, la correttezza nei palazzetti e sicuramente anche il tifo, secondo me, è molto più pulito e molto meno cattivo nei confronti dell'avversario. Giusto, insomma. Sì, in effetti in Spagna questa è l'impressione che dà. Campionato spagnolo, anche qui perfetto, 20 secondi. No, è una macchina. C'è qualcuno testa, che sforava anche. Qualcuno tira anche il tempo limite. Infatti abbiamo anche il buzzer, quindi se l'abbiamo, però. Allora, dimmelo prima, allora faccio finta di superare. Bravo, va bene. Senti, domanda plenitude, ti do tre possibili risposte. In carriera hai spesso preso e segnato il tiro della vittoria, quindi sai bene che nei momenti decisivi i giocatori prendono un tiro in isolamento. Se dovessimo parlare invece di isolamento termico, sapresti dire di cosa si tratta? Risposta A, una soluzione che protegge la casa dagli agenti atmosferici. Risposta B, una soluzione che riduce il consumo di energia della casa. Risposta C, una speciale funzione di una caldaia a condensazione. Sempre 24 secondi. Sì. Me le ripeto. A o B o C? A, B. Allora, B. O C. A. B. Ha risposto? Ha risposto. Ha indovinato. Aspetta. Ha indovinato. B. Senza guardare. Ha indovinato. La risposta corretta è la B. L'isolamento termico si ottiene con un rivestimento detto cappotto termico sulla propria casa o sul condominio. Con questo sistema il consumo degli edifici e le emissioni di CO2 possono essere ridotti drasticamente. Non avrei saputo dirlo meglio. Perfetto, visto. Fantastico. Ho tolto le parole di bocca. Assolutamente sì. Va bene, grazie Alessandro. Risposte perfette in tempo, 24 secondi, perfetto. Niente buzzer. Allora, possiamo chiudere il momento plenitude.
Allora, Ale, abbiamo parlato prima, durante il momento Plenitude, dell'NBA. Ma quanto sei stato davvero vicino all'NBA? Ci racconti un po' com'è andata? Perché era Houston che aveva i tuoi diritti, no? Che poteva chiamarti. Sì, molto semplicemente l'anno in cui abbiamo vinto il primo scudetto mi hanno offerto un contratto biennale e non ho accettato la proposta. Era un contratto garantito e, come ti ho detto prima, non mi sentivo pronto e... Ti dico, avevo ancora l'euforia e l'adrenalina chiaramente dello scudetto vinto e ci tenevo onestamente a giocare una stagione con lo scudetto sul petto con Milano. Pensavi di poterci andare più avanti? Cioè, come... Sì, onestamente pensavo di fare ancora un po' di esperienza in Europa con Milano, comunque, che si vedeva che stava andando in quella direzione, no? Essere competitiva anche a livello di Eurolega, eccetera. E poi le cose sono andate un po' in maniera diversa. E se, non lo so, in un immaginario così tu al momento ci fosse stata una scelta, in quale città, in quale squadra ti sarebbe piaciuto andare? Per la NBA? Io ho sempre avuto un debole per Los Angeles, per i Lakers di Kobe, quindi ti direi Los Angeles, però io poi sono andato in vacanza a Los Angeles e... Non so se ci vivrei. Però viverci da giocatore dei Lakers forse un po' diverso. Però dicevi prima, giustamente, che tu preferisci il basket europeo, che è un basket diverso, un pochino più fisico, un po' più intenso. La NBA in regular season, effettivamente, sono più amichevoli che partite vere. Quindi, insomma, anche questo è il motivo per cui hai scelto di rimanere da questa parte dell'oceano. Sì, lo trovo più competitivo, più una... uno sport più di squadra. In NBA magari è più si gioca un po' più per la statistica, un po' più per il record battuto, i punti segnati, e invece, come hai detto tu, anche tante partite magari hanno poco valore. Invece in Europa, in Eurolega, come si vede ogni settimana, ogni partita è una guerra, e palazzetti strapieni, c'è un'atmosfera magica, quindi sono innamorato di questo tipo di pallacanestro fin da quando ero piccolo. Beh, è vero, poi c'è sempre il grande interrogativo, no? Quando si pareggerà il livello, cioè il Real vince, vabbè, in amichevole contro una squadra NBA, ma la squadra campione d'Europa vincerebbe contro una squadra NBA, perché poi siamo sempre lì, no? Dipende che squadra, sicuramente. Perché poi la squadra NBA, quando c'è da lottare per il titolo, beh, insomma, la fisicità, l'atletismo, i roster immensi. Sicuramente i giocatori più forti giocano in NBA, su questo è fuori di dubbio. È proprio lo stile di pallacanestro, secondo me, che è un po' diverso. Non ti saprei dire se quanto è il gap, secondo te, ancora tanto? Finché una squadra... Il Real di quest'anno vorrei vederlo, in NBA, perché il Real di quest'anno è una squadra che... Con tante squadre NBA se la giocherebbe, chiaramente, con i campioni NBA in una serie... Sì, poi io, Matteo, vorrei vedere anche una squadra europea giocare 80 partite in un anno. Assolutamente. Con gli spostamenti, con i voli, è veramente un mondo pazzesco. In realtà chi fa l'Eurolega non ci va molto lontano, perché se arriva a 70, però i ritmi sono gli spostamenti. Soprattutto gli spostamenti. Tra l'altro ci sono giocatori europei che o non hanno giocato là, pur avendo la possibilità di andarci, o hanno giocato poco e sono tornati, Spanulis, Yul, quindi insomma, sono giocatori che hanno scelto loro, di loro volontà, di fare una carriera restando di qua, anche se avevano la possibilità di andare dall'altra parte. Assolutamente. Ti ripeto, credo sia una scelta personale, anche una scelta magari di stile di gioco che si addice più a questi giocatori, come dici tu, Spanulis, Navarro, Jasikevičius, sono stati grandissimi giocatori in Europa, chiaramente in NBA hanno visto che non era proprio il loro mondo e hanno preferito poi tornare o comunque rimanere in Europa, come hai detto tu, Sergio Yules, che a Real Madrid ormai da 15 anni, ogni estate sembra che Houston lo voglia e lui alla fine rimane sempre là. Ma chi me lo fa fare? Sto a Madrid, sto bene, vinco l'Eurolega, sono sannato. Io devo andare a Houston magari, devo andare a Philadelphia, giocare tre minuti. Lasciamo perdere, giustamente. Parliamo un po' di nazionale. Tu hai fatto parte di quella nazionale che molti hanno definito la più forte di sempre potenzialmente, ma che non ha raccolto i risultati che ci aspettavamo. Che cosa è andato storto? Cosa pensi di quel periodo, di quel momento, quando c'eravate tu, Bargnani, Belinelli, Gallinari? Ma io innanzitutto ho dei ricordi molto belli, nel senso che abbiamo... era un gruppo che stava molto bene insieme.
veramente a quel livello lì basta un tiro o niente. Mi viene in mente il quarto di finale con la Lituania, sia in Francia che l'anno prima in Slovenia, due anni prima in Slovenia, il preolimpico a Torino, quello sicuramente quello che ha fatto un po' più male, però sai, non è facile dire cosa è mancato, sicuramente rimane l'amaro in bocca perché credo, come dici tu, che la squadra era molto forte, molto competitiva e l'ha dimostrato anche con vittorie contro squadre molto, molto forti. Chiaramente è mancata la medaglia. Questa è... Però sì, mi ricordo quel quintetto, Matteo. Sì. Ma. Però è vero, cioè, molte volte no, le chimiche di squadra non si alimentano. Guarda, per esempio, il Paris Saint Germain dell'anno scorso, no? Sì. Compri tutti, compri Mbappé, compri Messi, compri bello. Neymar, compri anche, Thiago. Certo. Compra tutti e dici, vabbè, allora che giochiamo a fare? Niente, non vanno da nessuna parte. È anche il bello dello sport. Esatto, sì, altrimenti sarebbe matematico, brutto, no? Esatto, sarebbe matematico. Senti, ne avete mai parlato poi recentemente di quello che poteva essere, che non è stato in quegli anni? Come... Ma tra di noi, almeno io personalmente no, però comunque seguo un po' i miei ex compagni, anche vedo che ne parlano spesso, è una domanda ovviamente che viene portata fuori spesso. Come dicevamo prima, non si è creata la situazione, sicuramente dal punto di vista di chimica magari è mancato qualcosa nei momenti clou, nei momenti decisivi. Rimane un dispiacere perché credo che ce lo meritassimo. Sì, che poi magari vinci quel preolimpico e veramente fai le Olimpiadi della storia, perché poi è così, purtroppo, certo, no? Certo. Non sai mai come sarebbe andata a finire. Forse, come ha detto Bargnani recentemente, c'erano troppe prime punte, troppi giocatori abituati ad avere la palla in mano, ad essere protagonisti. Può essere quello uno dei problemi di quella squadra? Sì, io credo anche però che quasi tutti si sono messi a disposizione e credo che veramente ci fosse un buono spirito di squadra e di sacrificio. Quindi sicuramente avevamo tante prime punte, non facile anche da gestire, però come ti ho detto prima io ho solo bei ricordi di quel periodo, perché poi chiaramente quello che arriva alla fine è il risultato, però chi lo vive da dentro si porta dentro anche il lavoro, gli allenamenti, certo, il tempo passato insieme d'estate. E quello secondo me è una cosa che va custodita anche quella. E poi è dura in nazionale perché finisci la stagione, ti riposi poco e poi devi ripartire con il ritiro, con tutta la preparazione. Sembra facile da fuori, ma esatto, poi in un attimo, poi veramente un tiro, qualcosa. Sì. Poi anche la nazionale che ricordiamo i tiri liberi di Fontecchio, no? Cioè sì, un attimo, il bello del basket è proprio questo, probabilmente. Però la nazionale è rimasta un po' così a tutti quanti, no? Sì, dai, è rimasta così, è andata così, amen, sì, però è andata così. Ma percepivate le critiche, anche le aspettative, che comunque erano alte nei vostri confronti? Cioè, come vi rapportavate con quello che arrivava da fuori? Ma sicuramente, come dici tu, c'erano tante aspettative che portano anche ovviamente a tante critiche, fa parte del gioco. E chiaramente adesso noto una grande differenza tra la nazionale, se vogliamo dire, di allora e quella di adesso. Quella di adesso c'è molto più entusiasmo e molto meno critiche, molto più messaggi positivi, molto più affetto, però alla fine i risultati comunque più o meno sono quelli lì. Senti, ma perché secondo te c'è... Questo è interessante come osservazione. È interessante, ma perché secondo te c'è più... Forse l'empatia di Pozzecco, il fatto di essere... Non lo so, sicuramente... Perché in effetti è vero, è un'osservazione molto pertinente. Siamo arrivati ottavi ai mondiali, sì, sì, ed è passato comunque un messaggio molto positivo, mentre noi con la nazionale dell'epoca siamo arrivati quinti agli europei, anche quinti a un mondiale, diciamo che non era stato il messaggio è passato in maniera diversa, però è vero. Ti ripeto, fa parte del gioco, chiaramente su di noi c'erano aspettative molto elevate, la famosa frase la nazionale più forte di sempre non è venuta da noi, però comunque c'è stata appiccicata. Sì. Se vuoi dire una cosa del genere, Ario Costa, quelli là che hanno vinto veramente qualcosa, ti dicono. No, certo. Ma anche mio padre. Sai, la nazionale più forte di sempre era quella, Gentile. Che... Sì, cosa hanno vinto questi qua? Noi che siamo arrivati, abbiamo vinto l'argento olimpico, noi che abbiamo vinto l'europeo. Cosa siamo allora? Però cosa vale? Valgono alla fine nello sport. Ti piace o non ti piace? Certo. È l'albo d'oro quello che fa la storia. Poi. È ovvio che chi capisce di sport e che a chi piace approfondire scopre che magari ci sono tanti dettagli, tanti incastri che non sono avvenuti, eccetera, eccetera. Però alla fine... È il risultato finale. Altrimenti
È la legge dello sport. Come diceva Boniperti, è inutile partecipare, certo, bisogna vincere, certo, se no che facciamo, che giochiamo a fare. Così, è così. Senti, la nazionale ci porta anche alla prima domanda che viene dalla community, domande che ci hanno posto chi, gli amici che ci seguono. Allora, la prima domanda te la fa Agos Longobardi, che ti chiede se speri di tornare in nazionale. Sono un parente del presidente, chi sarà? Può essere, Agos Longobardi può essere. No, un estimatore. Un estimatore. Sicuramente in questo momento non è nei miei pensieri, diciamo. Credo che ho dato tante estati fin da quando avevo 16 anni e ora anche con un figlio vorrei avere più tempo da dedicare anche alla mia famiglia in questo momento. L'altra domanda che ci fa sempre Agos Longobardi: dei tuoi compagni di Scafati chi ti ha più sorpreso quest'anno? Ma sicuramente Rossato sta facendo una stagione molto bella, molto importante, credo sia per lui un anno molto importante, il primo anno che gioca titolare comunque in Serie A in una squadra comunque ambiziosa, e sta rispondendo secondo me con grande personalità e fornendo ottime prestazioni. E a proposito di Rossato, c'è una domanda che viene da Ricky Ross 96, che mi sembra di conoscerlo, appunto, mi chiede quanto è difficile marcare Rossato in allenamento, ti chiede. Non rispondo. Rossato. Poverino, ogni volta che mi vede lo porto in post basso e soffre da prima dell'allenamento. Senti, Fabio ti chiede qual è l'obiettivo quest'anno per Scafati? Ma innanzitutto la salvezza, sicuramente una salvezza tranquilla, e poi una volta raggiunto quello magari cercare di spingere per toglierci qualche soddisfazione in più, però sempre con i piedi per terra perché il campionato è lungo e molto difficile. Invece Enrico De Lucia ti chiede qual è la tua pizza preferita? Lo so chi è lui. Pizza deluxe. Ok, pizza deluxe, va bene. Com'è? Possiamo avere qualche ingrediente? No, non posso dare l'indirizzo, sennò mi... No. Però gli ingredienti, no, sì, no. Qualche ingrediente, sì. La pizzeria si chiama deluxe. La mia pizza preferita si chiama paglia e pepe. Provola, pepe e pomodoro. Perfetto, segnatevela questa, sì. da provare. Senti, Funky Skanky chiede come mai hai cambiato la meccanica di tiro. Infortuni, abbiamo dicevi. Un po' parlato, sì. Sì. Infortuni? Com'è giocare al Palamagano di Scafati rispetto agli altri palazzetti in cui hai giocato? Ma è sicuramente un palazzetto molto, molto caldo, con grande passione e grande tifo, quindi è una cosa che si percepisce in campo, è una cosa molto bella. Ultima domanda, Artus Maddaloni o LBL Caserta? Artus Maddaloni. Artus Maddaloni, sì. Assolutamente. sono un Artusino del cuore, sì. Bene. Allora, abbiamo adesso l'angolo di International Young Ballers, la community che si occupa di scarpe, che ci fa compagnia ad ogni puntata, e anche loro hanno qualche domanda per te, con tema ovviamente le scarpe da gioco. Ciao Alessandro, quali sono le caratteristiche che non possono assolutamente mancare nelle tue scarpe da basket ideali? E come seconda domanda, qual è la tua top 3 delle sneakers che utilizzi principalmente fuori dal campo? Un saluto e un ringraziamento da International Young Ballers. Allora, sicuramente non può mancare mai la comodità, è banale dirlo, però io sono, mi piace avere il piede molto, diciamo, stretto dentro la scarpa, quindi deve avere la pianta un po' stretta, deve essere media, non alta, non bassa, e una scarpa comunque molto abbastanza robusta, perché sono un po' pesante, quindi nei cambi di direzione. Fuori di pizze, una prova. Pizza esatto, giusto. E la top 3 delle domande. Ok, le Jordan 1 sono le mie preferite. Diciamo che le Jordan in generale sono un po' le sneakers che preferisco. Le Jordan 1, le Jordan 11. E ultimamente ho scoperto anche le Puma. Le trovo molto, molto belle, molto comode anche. Bene. Allora, abbiamo l'angolo Fantabasket, perché hai scelto la tua squadra ideale al Fantabasket, che adesso andiamo a recuperare, e non potevi non mettere tuo fratello, che è il primo che hai scelto, immagino. Insomma. Assolutamente. Allora, Stefano Gentile... Voglio vedere l'allenatore che hai scelto, sono curioso. Ne ha parlato prima. Stefano Gentile,
tuo compagno Rossato, sì. Hervey, Mirotic, Dunston e coach Banchi. Quindi, no, mi hanno detto che non potevo scegliere. No, il tuo nostro. Non puoi. Esatto. Tu non puoi. Vabbè, credo che. Hervey, un po' più 4 che 3, però penso che possa anche un po' giostrare 3-4 lui e Mirotic. Sicuramente, vabbè, mio fratello non poteva mancare, se non s'arrabbiava. Esatto, e Rossato ne abbiamo parlato prima e credo che Hervey e Mirotic in questo momento in Italia siano, diciamo, nello spot di 4-3, due dei migliori che ci sono. Mirotic è più famoso, no? Più conosciuto. Sì. Hervey è stato sfortunato perché ha avuto un infortunio. Hervey è un grandissimo, però veramente un grandissimo giocatore. Grandissimo giocatore davvero. Poi qua servono quelli che fanno punti, rimbalzi, numeri, più che giocatori. L'unico problema, l'unico problema di Mirotic e Dunston con il turnover, sai, in campionato, a volte certo. Magari possono non giocare, quindi rischi di... Però quando giocano. Quando giocano, però, di solito, recuperiamo. Fanno la differenza. Bella squadra, non male. Se volete fare la squadra anche voi, prendete nota, perché è una squadra che... Non so se con i crediti si può fare, abbiamo calcolato i crediti giusti, penso di sì. Sforiamo forse un pochino. Forse me sforiamo. Sforiamo, perché sono tutti... Non c'è ti rimane più poco per la panchina. Esatto, bravo, non puoi comprare più nessun altro. Cinque giovani, lanciamo i giovani. Siamo giovani. esatto. Va bene, senti Ale, ti ringraziamo. La prossima settimana giocate a Sassari, giusto? Sì. Partita non semplice, loro hanno bisogno di punti, sono in un momento un po' complicato. Assolutamente, Sassari è sempre un campo molto ostico e chiaramente, come dici tu, loro sono in un periodo non facile. Sono sicuro che sarà una partita molto, molto difficile e molto intensa. Bene. Ti fischieranno? Probabilmente sì. Scherzavo, no, probabilmente sì. La cosa bella è che mi insultano, c'è anche mio fratello, però. Quindi certo, infatti. Mi insultano anche i genitori. Con lui, con me. Scherzavo. Non è una tua ex squadra, Sassari? Sassari, ancora no. Va bene, perfetto. Grazie Ale, in bocca al lupo per tutto per la stagione. Prego. Grazie anche a te, Mino. Grazie a te, per essere venuto a trovarci. Grazie. Perfetto, grazie. Vi lasciamo adesso con la clip che ci ricorda quello che è successo la settimana scorsa in Eurolega, le partite che sono due di Milano e di Bologna. È l'ottava giornata di Eurolega, è arrivato il momento della sfida tutta tricolore. Le due grandi del nostro campionato, protagoniste delle ultime tre finali Scudetto, di scena sul più grande palcoscenico continentale per la prima volta quest'anno. Tutte e due squadre stanno veramente usando il talento individuale dei propri giocatori all'ennesima potenza. Lo gioca il pick and pop, palla non precisa, ancora Dobrić che è dappertutto e può andare in campo aperto! Ancora! Abbia pass! Tripla e sorpasso Milano, più due Olimpia adesso. Che partita! Meli cambia, rimane con Lumberg che li tira sopra! Iffe Lumberg! 86-79, il punteggio finale, vince la Segafredo Bologna di coach Luca Banchi. Nel momento più complicato della sua storia recente, la 7 Milano torna in campo due giorni dopo la sconfitta nel derby contro la Virtus. Melli dalla punta, cambia lato e va da Schiltz, Melli taglia, riceve, riapre, tiro apertissimo per Modolo! Tonut è preso da Clyburn in consegna, appena arriva sull'arco dei tre punti, palla dentro per Poitras! 4 secondi, Melli palleggia, poi serve Tonut, che alza il lob per Savoy Schiltz! All per Melli, che la mette per terra, Thompson prova a toccarla senza riuscirci, Tonut nell'angolo da tre! Stefano Tonut mette i titoli di coda al match! Finisce così al Mediolanum Forum, vince la 7 Milano 92-76. Nell'inferno di Oaca per sognare ancora la Virtus Bologna, dopo la vittoria su Milano nell'Euroderby cerca un'altra notte da protagonista. Mitoglu a segno con la tripla. Gran canestro, Marco Bellinelli. Paiola da tre punti, frontale a segno.
Attenzione a Grant, schiaccia per terra Lessort! Lessort contro Schenkelia, spin sul piede perno, canestro con fallo! Vince il Panathinaikos 90-76, il risultato finale. Eurolega, abbiamo rivissuto nella clip una settimana molto interessante con il doppio impegno, con il derby italiano che ha visto la Virtus prevalere su Milano grazie a un grande quarto-quarto, grazie alla prova soprattutto nel finale di un grande Ife Lundberg, anche Abbas molto bene in sostituzione chiaramente di Giornami, che ha dovuto sistemare un po' le cose dal punto di vista tattico. Coach Banchi l'ha fatto ancora in modo egregio, trovando poi i punti decisivi da due giocatori che sostanzialmente vengono dalla panchina. Poi c'è stata la seconda gara, Milano si è risollevata con un ottimo successo contro l'Efes, anche con il fatto di far giocare per la prima volta quest'anno Devon Hall da playmaker, e nel quarto quarto è una situazione tattica che ha portato grossi benefici alle A7. Per quanto riguarda invece Bologna, una sconfitta arrivata contro il Panathinaikos, un campo molto molto complicato, partita che a un certo punto la Virtus sembrava avere in mano, poi un po' come è successo con lo Žalgiris nel finale un po' calata. Chiaro che però quando si gioca sul campo come quello dell'OHK anche il pubblico ha il suo peso, e quando la squadra perde l'inerzia poi diventa difficile recuperare. Quindi comunque una sconfitta che non sminuisce una grande Eurolega finora della Virtus, 6 vittorie e 3 sconfitte il bilancio della Segafredo. Per Milano 3 vittorie e 6 sconfitte, bilancio speculare che chiaramente l'Olimpia cercherà di migliorare nel corso di questa settimana. Una settimana molto importante per le italiane, chiaramente tutta come sempre da seguire su DAZN, con singolo impegno di Eurolega ma con tante gare anche di Eurocup e di Champions League. Possiamo andare a vedere allora anche tutto quello che è il programma, perché si comincia già quest'oggi, fra poche ore, Buducnost contro Trento, quindi gara in trasferta per la Dolomiti Energia alle 19. Domani c'è Venezia che gioca sul campo del Prometei a Riga, proverà chiaramente la Reyer anche un pochino a riscattare la pesante sconfitta in campionato contro Milano. Gara in programma domani alle 18, domani alle 20:30 invece in Champions League Sassari ospita Ludwigsburg, provando insomma un pochino anche a dimenticare le difficoltà del campionato. Per quanto riguarda l'Eurolega, gli impegni sono giovedì e venerdì. Prima gioca la Virtus in casa giovedì alle 20:30 contro il Fenerbahce, quindi una partita contro una delle big, tutta assolutamente da seguire su DAZN. Per venerdì invece la trasferta di Milano, che giocherà su un campo particolarmente complicato perché andrà a Belgrado ad affrontare la Stella Rossa, partita anche con un paio di ex particolarmente interessanti che renderanno ancora più stuzzicante il match che seguiremo su DAZN. Quindi assolutamente da vivere insieme a noi una grande settimana di Eurolega, chiaramente un solo impegno per le due italiane, ma per Milano la necessità di continuare sulla scia di quanto fatto con l'Efes per recuperare terreno, e per Bologna di continuare in un momento positivo al di là del passo falso sul campo del Panathinaikos. Però la Virtus ha recuperato molto bene da grande squadra nella gara con Brescia e ha sicuramente ancora il potenziale per fare bene anche in casa contro i turchi. Non ci resta che andare a vedere quale abbiamo scelto come magata della settimana, la giocata più particolare del weekend, e abbiamo scelto quella di Andrei Grajulis nell'anticipo di sabato contro Brindisi, perché qui rifila una doppia stoppata. Ecco la prima, poi c'è ancora un recupero palla da parte di Brindisi e Grajulis torna una seconda volta a effettuare una seconda stoppata nella stessa azione, cosa abbastanza particolare perché il giocatore lettone, che ricorderete protagonista di un grande mondiale con la Lettonia allenata da coach Luca Banchi, ferma Snide come vedete per due volte e conferma di essere un giocatore che anche in campionato sta trasportando quanto di buono ha fatto nel mondiale e sta trascinando Trento, che come sapete in classifica occupa un'ottima posizione e di quelle che sono lì a inseguire la Virtus capolista. Siamo in chiusura di questo appuntamento con DAZN Goal Game, vi lasciamo come sempre alla top 3, le tre migliori giocate della settimana. L'appuntamento poi è rinnovato a martedì prossimo, ancora per scoprire e conoscere da vicino altri protagonisti del grande basket italiano. Ciao, appuntamento a martedì. Trento con una verticalità terribile di Cook Junior. Ancora una palla recuperata per la schiacciata per lo spettacolo di Paul Edouard. Può correre l'umana, scambio da un Tucker e 59 vola a inchiodare con gli effetti speciali. Lo fa spesso questo.